Benvenuti in questo video, sono Gio95 e questo è God of War. Allora, abbiamo esplorato, da come si può vedere dalla mappa, questa zona qua con Ulsgaard, il regno del re nano, che poi naturalmente avevamo già esplorato la fortezza del re nano da queste parti praticamente. Adesso non so di preciso dove, però avevo esplorato per la sua fortezza. Però la sua reale fortezza è a Konosgard, dove c'è più roba, sinceramente. Questo divoratore di anime? Questo non l'ho mica fatto. Aggiunge la bussola. Questo non l'ho mica fatto. Come si fa quello lì? Forse buon. Non so come si raggiunge perché la mappa non è proprio fatta bene, perché ci sono certe parti che non si capisce dove si collegano le varie zone. In certi punti ci sono i trattini, quindi si capisce che qua c'è una via in cui passare, in altri punti no. Quindi arrivare a questo divoratore di anime non so come si, non so dove ci passi. Quindi vabbè, lo direte voi nei commenti, eh? Quindi guardate i video, mi raccomando. Chi sta guardando i video da PlayStation, si ricordi che c'è il canale su YouTube, quindi vai, se vado ad iscrivere al canale e guardi i video, che più voi guardate i video è meglio è. Vabbè, quello lì l'abbiamo perso, non sapevo che neanche se ci fosse, perché ho esplorato totalmente la zona, però non l'ho trovato e non l'avevo visto, sulla mappa non ci avevo guardato, quindi non. Vabbè, abbiamo perso quel pezzo lì. Non fa niente, giusto? Non è che vi arrabbiate perché non ho fatto quel pezzo lì, eh. State tranquilli. Lo faremo magari in un'altra difficoltà. Se, no, anzi, in un'altra difficoltà ci provo da solo, perché vi ricordo che nel fare le prossime difficoltà sarà diverso. Perché non voglio fare tutto completamente la storia. Cioè, tutto completamente il gioco o in singola esplorazione e tutto quanto. I pezzi di esplorazione le faccio off camera. La storia la faccio in video e farò tipo una specie di speedrun, perché tanto la storia l'avete già vista. Non guarderò tutte le notizie, sarò più veloce. Magari nel negozio, quando andrò a craftare qualcosa qua nel negozio, ogni tanto mi fermo un attimo per controllare se c'è qualcosa da fare, perché essendo una difficoltà superiore sarà più difficile, quindi servono armature molto più potenti. E quindi devo dare uno sguardo maggiore al negozio. Ma detto questo, andiamo avanti. Allora, il nostro obiettivo: abbiamo preso la pietra e ora dobbiamo viaggiare tra i regni. E non so cosa succederà, quindi tenete presente che è tutto nuovo per me. Non so cosa andremo a fare e non so dove andremo a finire, perché non lo so. Ecco, magari dovrei andare qua a consegnare le teste, gli elmi delle Valchirie. Dovrei fare questo. No, secondo me no, dai. Non ci andiamo adesso. Ci andiamo dopo. Tanto non avrò mai tutte le Valchirie, quindi. Cioè, ci posso andare anche dopo. Non c'è problema. Mi dovrebbe dare l'esperienza, quindi potrebbe essere utile. Solo che non voglio rallentare il gameplay. Perché se vado lì, ci metto un po', vado di sopra, torno indietro e perdo 20 minuti, quindi. Non lo so se mi conviene, perché dopo voi cosa vedete? Vedete me che vado avanti e indietro per una zona, quindi devo farla off camera. Se per caso tornerò qua e avrò finito il tempo di registrazione, ci andrò per conto mio e andrò lì. Tanto mi darà solo d'esperienza, credo. Credo, poi non sono sicuro. Non so se mi dà dei pezzi di armatura, ma non penso proprio. Perché è solo un appoggiare gli elmi delle Valchirie. Ne ho frattate 5 di Valchirie, quindi. Considerate che ho fatto la maggior parte delle Valchirie e spero di riuscire a finirle, però non lo so, Holrun è un po' difficile da fare, quindi dovrò vedere. Sono a livello 5. Basta che non arrivi Baldur, perché se arriva Baldur. Dove dobbiamo andare? Il regno tra i regni. Questo qua. Il regno tra i regni. Questo qua devo andare. È quello illuminato. Però se noi andiamo. Se noi andiamo qua. Non puoi viaggiare qui.
Non puoi viaggiare qui, non puoi da nessuna parte si può viaggiare. Solo il regno tra i regni. Quindi andare per forza qua. Io volevo andare qua perché c'era un'altra porta della Valchiria. Ma da qua non si vede più. Non c'è più. C'era una porta di Odino. Vabbè, adesso non c'è più. Vabbè, facciamo questo, dai. Il regno tra i regni, conferma. Vediamo, eh. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non è l'idea tua, trovare la propria strada. Ridicolo. Porta la pietra dell'unità al precipizio. Che senso, devo buttarmi? Ma l'altra volta mi sono buttato nella fatta. Cioè, sono morto praticamente quando mi sono buttato. Quindi, che senso ha buttarsi adesso? Forse si apre un portale mentre ci tuffiamo? Sarebbe figo? Beh, non credo proprio. Dobbiamo andare lì, quindi? Sicuro, eh? Tu sei sicuro di quello che stiamo facendo? Ciao, Atreus. Questa è una cosa rischiosa, questa qua. Non so come andrà a finire. Qui è dove tirano oltre, è la pietra dell'unità della potessa. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Oddio. Che stanno facendo? Ma è incredibile! Oh mio Pensavo Dio. ci sarebbe stato Questo non è proprio un ponte. Perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre, sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico! Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La Per lo scacchieria nello spazio tra i regni. Tir, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Yotion. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione, le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. Quindi dobbiamo andare alla torre? Ci siamo tuffati? Noi eravamo là? Cos'è quella cosa in alto? Fa vedere la mappa. Cioè la zona. Fa vedere la mappa? La mappa non ci fa vedere niente. Noi siamo qua praticamente. Siamo in questo punto qua e dobbiamo andare alla torre di Jotunheim. Alfheim, questa è la torre di Alfheim, quindi non c'entra niente. Deposito di Buri. Non so dove sia la torre di Jotunheim. Dovrebbe stare in questa zona qua, circa. Questo non lo so. Ho voglia di andare avanti, quindi andiamo avanti, che sennò perdiamo tempo mentre calcoliamo le cose. Là c'è la torre di Jotunheim, che sulla mappa non si vede. E quindi stiamo facendo un percorso strano. Torre di Jotunheim. Ok. Non ha senso, però stiamo andando avanti. Non ha proprio senso. Qua non possiamo accenderli? Non è come non è la torre fantasma questa? Possiamo accendere i focolari? Questo no. Devo andare per forza di qua. Ok, mi sento un po'. Sono un po' sbalordito, da quello che sto vedendo. Perché siamo in un punto che non pensavo. L'altra volta mi sono tuffato e sono morto. Stavolta siamo andati in un altro regno. Probabilmente grazie alla pietra di Jotunheim. Però particolare la cosa. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Usa la pietra dell'unità. Questa non si può aprire. Ci sono quattro porte. Questa non si può aprire. Dall'altra parte. Ma qui c'è un pezzo di vita. No, c'è un combattimento. Se c'è il pezzo di vita, vuol dire che c'è il combattimento. Se no, non me lo darebbero il pezzo di vita. Te lo dico io. Te lo dico io che è così. Ma c'è anche il pezzo di furia. E vabbè.